Consigliere Maddalena, perché si dà il caso che ci sia proprio un video dell'intervento di ieri del nostro Premier a Frosinone. Un puro caso. Per l'Italia che c'è tutto. Iniziamo finalmente ad avere un paese che sia più in grado di agire, di rispondere, di essere capace di facere. Il referendum è solo uno spartiacque, non è l'obiettivo finale. Chi vota sì chiede il cambiamento, chi vota no vuole che tutto rimanga così com'è. Nessuno di noi ha iniziato a far politica per superare il bicameralismo paritario. Il presidente del Consiglio Renzi ha parlato alla folta platea di Frosinone. Questa è l'occasione giusta per ridurre il numero dei parlamentari. Se vince il no, nessuno proporrà mai più una riforma del genere. Questa resta lo strumento attraverso il quale rendere il paese semplice, veloce, agile e tirare via un po' di burocrazia. Renzi ha ripercorso le tappe dei tentativi precedenti di riforma che non sono mai andati a buon fine. Noi ce la metteremo tutta, ma se non lo facciamo insieme sarà un'occasione persa. Mi auguro e vi auguro di vivere questo mese con la bellezza di chi sì, sta cercando di diminuire il numero dei politici, di italiani. Lo fa non perché è antipolitico, lo fa perché crede che la politica sia una cosa meravigliosa, un servizio bello, un servizio che si fa per i figli e per i nipoti, non per la generazione dei leader di prima che per 30 anni avevano la possibilità di cambiare il paese. Non l'hanno fatto e ora vorrebbero riprendersi il potere dopo aver fallito il governo. Consigliere Maddalena, quanto è meravigliosa questa politica? La sua opinione è La politica meravigliosa è quella che viene fatta nei territori, non è certo quella che viene fatta al cinema Fornaci in quel modo, quella è la politica show. La politica show che Renzi ha cercato di portare in questo territorio e continua a portare nel territorio. Lui parlava prima di cambiamento, ma quando si parla di cambiamento dobbiamo riuscire a capire se realmente questo cambiamento che lui propina è migliorativo o peggiorativo. Qui non siamo di fronte ad un cambiamento o a un miglioramento della macchina amministrativa. Quando il Presidente del Consiglio dice stiamo riducendo i parlamentari, stiamo riducendo i costi della politica, non c'è niente di più falso. Perché se voi ci fate caso, vuole farci credere che diminuendo la seconda Camera del Senato ci sia una riduzione dei costi. Mi spiegate perché invece lo stesso ragionamento non è stato fatto sulla Camera dei Deputati? Noi ci troveremo una Camera dei Deputati di pari numero, ci troveremo un Senato di eletti e nominati, non dai cittadini, ma nominati dai consiglieri regionali che nomineranno a loro volta gli stessi sindaci che avranno l'immunità non solo nella loro veste di senatori, ma anche nella loro veste di sindaci. Quindi se un sindaco si trova coinvolto ad esempio in un caso di corruzione degli appalti potrebbe ricorrere all'immunità che prevede questa riforma. E concludo, il presidente Renzi quando parla di cambiamento io mi sarei augurato che essendo venuto per la prima volta a Frosinone avesse parlato anche del cambiamento necessario che bisogna fare in questa provincia. Lì fuori, oltre a gente da florirgli le mani, c'erano i lavoratori della vertenza del Frusinate, gli ex Videcon, i lavoratori da Diego Pucci qui a Ferentino che sono 3 giorni in sciopero, un Presidente del Consiglio che fa un intervento solo sulla riforma costituzionale e non affronta i temi locali e non ci dice quali interventi vuole fare per la tutela ambientale e per la crisi occupazionale del Frosinate, non è un Presidente del Consiglio che guarda al futuro ma al cambiamento, è venuto a fare la sua passerella perché forse ha timore che il 4 dicembre la sua battaglia sarà perdente. Questo è fatto. Dei punti principali che sono stati imputati insomma sul significato della visita di ieri. L'ultima fu quella di Berlusconi nel 2001, sempre per la riforma costituzionale, e accade la stessa cosa, si parlò di riforma, si fece campagna elettorale, ma poi delle altre per il territorio non se ne parlò. Questo è un peccato anche perché tutti i partecipanti in sostanza erano una folla ridente che applaudiva, ma non vogliono cogliere l'occasione insomma di interrogare il premio. Passiamo a cose più simpatiche, professor Bianchi. Consiglio